responsabile di educazione fisica, abbiamo il consulente generale del Modena Antonio Cagliendo, abbiamo il vicequestore Riccardo Disco, abbiamo anche il presidente del Modena Angelo Forcina, che ci illustreranno questo progetto che è stato volutamente... Vorrei ringraziare il nostro vicario della questione. Questo per noi è un giorno importante. Prendo un attimo la parola che poi lascerò al vicario di come è nata l'idea. Ecco, un giorno, facendo le nostre continue riunioni per dare sempre più sicurezza e libertà, direi, alla nostra tifoseria, devo dire che in questura si sono adoperati veramente tantissimo e ogni volta abbiamo sempre chiesto di fare delle iniziative, di programmare delle iniziative. E io dico sempre, quando si vuole cambiare qualcosa bisogna sempre cominciare dalle scuole, dai più piccoli. Cioè, visto che noi siamo tutti portati a condannare la violenza, a condannare questi tifosi che in pratica non hanno forse a volte rispetto neanche per lo sport, a questo punto quale cosa migliore quello di iniziare un processo con questi ragazzi, e ai ragazzi di apprendere sin dalle elementari come ci si comporta durante una partita di calcio, oppure chi vuole assistere a una partita di calcio, o chi vuole tifare per la propria squadra in un modo completamente diverso da quello attuale, con qualche cosa che possa portare violenza. Questo ce lo trasmette l'Inghilterra, però hanno impiegato 15 anni hanno impiegato per poter avere oggi una tifoseria che devo dire che è di esempio al mondo di come ci si comporta in uno stadio. Tant'è vero, loro ha possibilità di aiutarci in questo e con lo supporto poi. L'iniziativa è nata quasi spontaneamente nei nostri incontri settimanali con il rappresentante del Modena Calcio, appunto per organizzare adeguato alle esigenze dell'incontro di calcio frequenti, incontri di calcio che si giocano a Modena, con un aggravio molto forte per la questura e per le forze di polizia generale. Quindi questa iniziativa è stata apprezzata ed è germogliata, diciamo, quasi a uno spettacolo, come si va a un teatro, come si va al cinema. Ecco, lo stadio deve essere fruito come il cinema, come un evento qualsiasi, uno spettacolo. E quindi tutte queste iniziative, con la collaborazione di tutto il personale del provveditorato, che è stato veramente sollecito appena l'abbiamo interpellato, subito ha dato la massima disponibilità. E quindi speriamo che con questa iniziativa possa consentire questo avvio per un risultato che in prospettiva consenta la fruizione di uno spettacolo in queste modalità. Io ho alcune scuole superiori per assemblee plenarie, in modo tale per raccontare come l'approccio e lo scopo di questa iniziativa, ma anche per far conoscere l'organizzazione, quello che costa all'amministrazione l'organizzazione di servizi di ordine pubblico in un certo modo, come nasce l'organizzazione, come si sviluppa e quali sono i rischi, in modo tale che tutti sappiano. Purtroppo spiegheranno il perché la squadra non ha vinto. Grazie a tutti. Di solito la prevenzione è quella che vale più di tutto. Magari qualche volta qualcuno può pensare che ci sono troppe barriere o robe del genere. Certamente adesso che piano piano si sta prendendo visione di una nuova epoca, delle nuove iniziative,
Io credo che la questura, quando avrà il polso in mano, perché sono i primi che ci devono garantire la nostra incolumità, sono i primi che ci devono garantire la sicurezza, ed è una responsabilità enorme. Grazie. Andiamo. No, dottor Todisco, un progetto ambizioso, il calcio senza barriere, lei pensa che si riuscirà a vedere il calcio senza barriere? Io nutro molte speranze, perché questo progetto, che è partito così spontaneamente, esprime la volontà di raggiungere questo risultato. Le iniziative sono diffuse un po' su tutto il territorio nazionale, quindi ritengo che uno sforzo comune, collettivo, verso questo tipo di risultato possa soltanto giovare allo spettacolo del calcio. Modena è pronta per ricevere questo tipo di input, e si parla di bambini, e gli adulti come possono reagire da questo punto di vista? Gli adulti, se i bambini si comportano in una certa maniera, possono solo imparare dai bambini. I bambini con il loro attaccamento, con il loro desiderio, con la loro sportività, con il loro comportamento possono insegnare anche gli adulti. Modena è una città matura dal punto di vista anche dell'atteggiamento, perché da alcuni anni la tifoseria del Modena non si connota per episodi particolarmente gravi. No, non si connota per episodi particolarmente gravi, e credo che sia pronta per raggiungere questo tipo di risultato. Bene, grazie. Dottor Caliendo, vai tu? Come vuoi. Ok, vado io. Dottor Caliendo, Modena è pronta per un'iniziativa del genere? Beh, io credo che Modena ci ha abituato nella sua storia ad essere sempre primi in qualche cosa. Lo è stato con Ferrari, lo è stato con Pavarotti, lo è stato con la Maserati, con tanti, cioè le ceramiche più importanti le abbiamo qua, le magliere più importanti le abbiamo qua. Cosa dobbiamo imparare dagli altri? Sono gli altri che devono imparare da noi, e io penso che questa iniziativa non poteva che nascere a Modena, come se fosse stata la Resistenza. Il titolo Calcio senza barriere alla fine non è l'inizio, ma è la fine, è l'obiettivo finale, perché le barriere sono prima psicologiche, quelle di adesso, ma anche fisiche. Si parla dei bambini per abbattere quelle fisiche tra qualche anno, immagino. Io credo che saranno i nostri bambini un domani a rottamarci, perché magari speriamo di essere all'altezza di poter dare a loro una strada, indicare una strada, una via che in pratica ci faccia assistere a uno spettacolo del calcio. Io sono convinto che non andremo molto lontano per attivarci in questo, perché io il rischio me lo prenderei, perché ho fiducia nei nostri tifosi, e io ripeto, la dimostrazione che mi hanno dato e ci hanno dato con la partita del Carpi, noi la dobbiamo prendere come esempio. Quindi, se è stato fatto questo, io credo che possiamo stare tranquilli che il modenese, quando deve prendere un'iniziativa che sia seria, ma che sia, deve escludere quelli che nascono proprio con l'invidia dentro, che vivono sulle disgrazie degli altri. Questa è gente che va isolata, perché è gente marcia. Tanto scusa, vado sull'attualità, ma...